Benissimo ragazzi, ben ritrovati. Pokémon, qual era? Rosso distorto, non mi ricordavo il nome. Eh sì, era molto atteso quanto vedo. Vediamo qua che siamo nel giardino di Bill, se vi ricordate. Chi è sto qua? Sono un vecchio assistente di Bill. Voglio vedere se un Pokémon può morire per il troppo lavoro. Ah, con Chop Chop. Un matto sta spianando la terra. Ok, perché con l'apressa così, scusate? Dite che è rosso gli occhi bianchi, vabbè. Vabbè, possiamo andare avanti. Qua c'è dell'erba alta. Questo, cosa minchia è questa roba? Vattene, scappa finché puoi. Centro di smaltimento Pokémon. Ok. Questa cosa sta prendendo una brutta piega. Ti aspettavo. Ok, mi hai detto che saresti venuto qui. Anche tu sei stravolto dopo aver conosciuto la realtà. Il NES ha creato un mondo immaginario per farci stare calmi. Ma in realtà. Ma in realtà il mondo è diverso. Chi scopre l'inganno del mondo falso viene a contatto con quello vero. In un mondo dove il NES per rabbia crea pazzia e violenza. La mia personalità è cambiata in male per tutto ciò. Sto diventando pazzo, ho delle allucinazioni. E voglio solo sperimentare sui Pokémon. Ma so come contrastare il NES sistemando tutto questo. Ovvero unendo più Pokémon, così da formarne uno solo. Un amalgamato? Diverrà il Pokémon più forte mai esistito e devasterà il NES. Vado al laboratorio e raggiungimi anche tu. Perché? No, nel senso, perché fare un amalgamato di tutti? Ah, mi sono ricordato di dirti che in questo universo è cambiato tutto. Se perdi in battaglia non potrai più tornare indietro. Ciò vuol dire che se perdi anche una sola volta avrai perso per sempre. Dovrai rifare tutto da capo, bada a non perire. Cerca di curare i tuoi Pokémon al meglio e salva spesso. Per questa cagione voglio donarti il mio Pikachu. E prendi anche questa qualche gabbia. Red trova gabbia, bene. Ricordati di prestare attenzione alle mie parole. Ribadisco, tento non perdere. Comunque ho bisogno del tuo aiuto. Raggiungi il laboratorio, segui la grotta. Oh, abbiamo anche dei Pokémon adesso, vediamo. Allora, Hypno. Conosciuto un credo che Pikachu fosse un po' diverso da questa cosa, ma va bene. No, non va per niente bene. Questa che roba è? Questa che roba. Registro professore Bill, giorno 27, ore 14:04. I Pokémon soggetti all'amputazione di tutti gli arti sembrano registrare in media 3 giorni. Pochi sono i casi di sopravvivenza e rigenerazione. Con questi vanagli esperimenti non farò niente, devo innovare tutto. Devo provare a sfruttare gli arti reperiti dei Pokémon per creare un unico essere. Sarei quindi in grado di dominare Bill. Ah. Interessante. O no? Cosa che roba è? Cos'è una fessura per la chiave gigante? Non mi sembra. Registro professor Bill. Giorno 06 ore 6. Sì, mezzanotte 6. Ho provato a unire a dei miei assistenti con alcuni Pokémon. Perché? Beh, diciamo che come prova sperimentale non è andata a buon fine. L'essere è resistito per circa 2 ore. Quello. Ma perché unire i tuoi assistenti ai Pokémon? Che mi sembra tipo la fessura dove è la spada nella rossa, qualcosa di simile. Grotta. E basta. Silenzio totale. Mi ricorda la grotta di Diglett. Però qua non c'è musica. Ah. Diglett. Ha un Diglett impazzito. Con un solo occhio, mi sembra. Ok, facciamo finta di niente. Sì, ok. E anche lui ha visto, come dire, anche lui ha visto il telegiornale, lo so. Ma perché questo qua è fermo? Fermo. Non mi parla, non fa niente. Vabbè, meglio così. Non si attaccano. Così, se non si attaccano non possiamo neanche perdere. Meglio. Ma quanto è lunga sta grotta che non finisce mai? Oh, è finita finalmente. Grotta. Ora arriviamo a montagna di. Ma sono l'unico che vede pochissimo. Vabbè. Ma vedete questo coso qua sopra? Che mi dia? Faccio fatica a vedere.
Ma sarà il computer che è marcio. Qua sembra tranquilla come cosa. Dice, sbaglio? Ah, c'è un tizio che. O un tizio Pokémon che galleggia. Qua vuoto. Niente Pokémon. Adesso è diventato tutto silenzioso, stranamente. Qua sopra. Ah, c'è una torre. Cos'è? Pensatoio di Bila, addirittura. Perché non posso. Ah, non potevo muovermi, adesso posso. Libri buttati là a caso. Il professore. Mi spiace, Oca, devo andare da un'altra parte prima. Si può battere con ta. Io. Mi ricordo Pokémon, ma ero un merda. Oh, eccoti, ti stavo aspettando. Come hai capito? Quel mondo che hai visto fino a bambino. Quei mondi in cui tutti stanno vivendo ora è inventato. La nostra discendenza si è resa conto che il mondo dei Pokémon è così duro e spaventoso. Così si sono inventati una sorta di mondo fasullo dove regna la falsità. Ma quel mondo che hanno inventato è solo una maschera. Dietro a questa maschera è tutto diverso. Povero te, sei stato così debole da farti soggiogare dal NES. Hai perso il dono di esprimerti e di pensare. Sei già sotto il suo controllo. Ebbene, dobbiamo distruggere questo NES, ci controlla tutti. Io e Hawk ci siamo accorti di questo e siamo liberi da lui, ma dobbiamo salvare gli altri. Hawk ci ha già provato ma ha fallito. Devi provarci tu. Per distruggere il NES abbiamo bisogno di un Pokémon fortissimo. Dobbiamo creare un Pokémon potente. Infatti, ho pensato alla grande potenza degli Eevee. Ah, Eevee è un Pokémon molto particolare. Si può evolvere in molte forme: acqua, fuoco e psico. La mia folla inventiva piena di esecrabilità elaborerà come far divenire tra i vivi un solo essere. Sarà il più forte, tutti si inginocchieranno a lui. Ebbene, tu sei l'eroe di questa storia. Devi cercare i tuoi allievi. I miei scienziati hanno creato dei teletrasporti in grado di farti andare in diverse zone velocemente. Ricerca queste zone, gli allievi, ripresci in qualsiasi modo. Basta. Inoltre vadano a morire. Prendi. Carne Laida. Laida? Laida. Sembra un nome. Dov'è Carne Laida? Carne irradiata, Fallout adesso. A 16 di carne Laida. E tu che ci fai qua? Ciao Red, sono spesente, ma al momento non è possibile passare per di qui. Sto facendo un esperimento. Comunque Bill ti vuole parlare. Vada, lui è in fondo. Grazie, ci avevo già pensato. Questo è un Clefairy. Puntini, ah no, un Jigglypuff, però puntini, puntini, puntini. Questa è un'uscita. È una potenza Dornelay, però ciao. Talvolta si bug. Ah sì, l'assistente da immobile. E ora piove. La stessa piove. Ciao Gary. Dove andremo? Dove andremo non avremo bisogno degli occhi per vedere. Ahimè, ormai siamo già implicitamente già morti. Ok. Credo di aver capito. Pessimismo a manetta. Ma oltre al pessimismo. E che cazzo? Perché ora? Dove vado ora? Sì. Che sta guardando? Vabbè, sì, siamo già implicitamente già morti. Ma c'è una via alternativa. Oh, qua mi sembra vuoto. Che ci sia una porta qua. Magari gli alberi si possono tagliare. Oh, non lo so io, No, no. Ma Bill, dove cazzo mi hai mandato? È un vicolo cieco. Che debba andare. No. Ora si è buggato. No, ora funziona bene. Ma scusa, dov'è che devo andare? Non disturbarmi. Scusa. Ma volevo solamente. Si può battere con taglio. Ti puoi levare dalle palle? Dove minchia vado? Ah sì, si è tolto. Quindi devo andare di qua. Lì c'è una Pokéball nera. Ritrova MT25 tuono. Allora, già con tuono si parte qua, eh. Questo è un assistente. Evoluziona teletrasporto di potere in diverse zone. Ogni volta trovato un Eevee torna qui. Ci si vede. Ok. Bosco Smeraldo. Bosco Smeraldo. Gli Ebolisci se ancora forti scappano. Ok. Questo che è? Hai bisogno di materiali, compra da me. Se
Se hai bisogno di cure mediche, entra nella vecchia palestra. Se muori anche una volta, dovrai fare tutto da capo. Ho ciò che ti serve. L'altra roca? Carnelaida. Però costa la Carnelaida, eh. Pure un Pokémon della paralisi. Effedrina, che minchia è? Compriamo delle gabbie. 10 gabbie. Oh, grazie. Qualche effetta, non la Carnelaida. Effedrina. 5 Effedrina. Ok. Così siamo sicuri di stare... Ah, una palestra. Palestra, tra parentesi. Scusa, ma sbaglio, doveva essere una palestra questa? Vuoi curare la squadra? Sì. Fine. Ho la tua squadra in perfetto stato. Fine. Che dialoghi avvincenti. Comunque, perché ora le palestre sono centri Pokémon? Ok, non mi interessa. Non mi interessa. Nulla. Siamo una versione craccata male di Pokémon Smeraldo. Delle musiche. Ah, zero Pokémon. Sì, ancora zero Pokémon. Ah, è vero, io posso anche correre. Nulla, eh. Ecco, infatti. Aspetta. Nulla. Magari dall'altra parte c'è qualcosa di utile. Sembra strano. Ma sarà lungo come un intero gioco di Pokémon, perché dai. Ah, pozzi di sangue, grazie. Oh, una Pokémon. Red trova carne. Ok. Controlliamo cos'è. Restituisce ad un Pokémon 20 ps. Carne vecchia restituisce 50 ps. Porta MT, gabbia, 11 gabbie. Utile. Ecco qua l'erba alta. Sto qua un allenatore? Sì. Il nostro Plumeopoli sta marcendo. E battaglia Pokémon. Oh, che depressiva che è, oh. Gold. Cazzo. Al livello 12. Cosa minchia faccio adesso? Sono salato. Sapevo il level ai Pokémon, level e si sta minchia hai fatto. Ipno fallisce. Ma Ipno fa qualcosa. Ipnosi, qualcosa, help me. Spero che il Pikachu sia a livello 300, se no son fottuto veramente. Sì, ma metti a segno qualcosa. Ok, Ipnosi. Ma mi prendi per il culo, Ipno? Fai cagare così, fai cagare veramente. Confusione. Che incubo. Confusione. Cos'è che mi ha messo fuori uso? Ipnosi. Vabbè, ipnosi. Ah, ecco. No, perché se non andava neanche questa. Fuori. Dobbiamo andare. Oh merda. Quello ha tolto. Brutto colpo. Ed è mezza via. Vabbè, anche se ipno crepa, vabbè, cosa volete che faccia? Vabbè, oh, Ipno è una vittima sacrificale. Mettiamo Pikachu. Ma li togliamo, eh. Anche se è brutto colpo. Ma perché ho un osso proprio sul... Figlio di puttana. Ma perché ho... Ah, se controllate l'osso è nello stesso punto in cui Golduck avrebbe la sfera rossa lì, come si chiama. Sì, quella che è in fronte. E graffio. E I'm sorry, Ipno. Pikachu, tu sei super efficace contro l'acqua, fai qualcosa! Ma perché... È quasi divertente! Pikachu ha la testa alla faccia dietro. Dietro. 15 di vita! 15 di vita! Ho detto tutto. Inibitore non funziona. Tono shock funziona. Ma dai, magari a Pikachu fai cagare letteralmente. Ipno era 3 volte più forte di te ed era un livello in meno. Ecco, non va più neanche uno shock adesso. Cosa facciamo? Continua a piovere. Ruggito. Un graffio. Ciao. Lo spero. Ah, fottuto.
O spero di poter sopravvivere perché se ricomincio tutto da capo vaffanculo. Continua a piovere. Attrapido. Quasi. No, che culo. Sto qua già a livello 8. Sì. Oh, è andato giù. Finiti i Pokémon, spero. Livello 9. Quanta esperienza. No, dai, io ti odio. Caterpie a livello... Questo è un Caterpie. Ho cercato di esaminare per bene Caterpie perché non crepi, figlio di puttana. Dobbiamo andare avanti per quanto tempo? Ok, più veloce. Se no qua non finiamo più, dai, ve lo posso dire, sinceramente. Mille bave. Tanto io uso attacco rapido, che mi fai mille bave? È come mettere il fango su un accordo di idee oggi. Recuperiamo. Carnelaida. Carne irradiata soprattutto. Carnelaida, voglio provare. 23 PS. Ah, ma ti fa full vita quella, mi sembra. Anche se tu hai 5 di vita o 3000 di vita, ti fa. A livello 10. Punto interrogativo. Devo ridere? Perché sto per ridere? È un Arachide senza zampe, senza denti. Ma sembra tipo una borsa. Ma solo a me? Solo a me sembra tipo una borsa. Tipo borsa in pelle di Arachide, tu uguale. Comunque, se nonostante fossimo in stra svantaggio di livello, stiamo vincendo. Io sono io. Santa merda. Ecco. Rede fuori combattimento. E abbiamo perso. Bene. Sei morto? Sì. Vediamo cosa capita. Direi proprio. E ora? Hai perso. Un secondo. Aspetta che sistemo. Ecco. Ho sistemato. Hai perso. Sai dove sei finito? Nello Sheol. Nella lussuriosa oscurità. Qui lo spirito del Ness è enormemente presente. Ora che sei morto non potrai più tornare indietro, dovevi stare attento. Porca troia. Ecco, fanculo. Ecco qua ragazzi, finalmente ho levelato un pochettino inoino. C'ho punto di sinamativo livello 10, ho catturato anche un pige livello 14. Quindi credo che ce la faremo stavolta. Spero. Se il nostro problema può essere... Nostra... Lumbeopoli sta marcendo. Oh, l'ho detto bene finalmente. Attacco rapido. È abbastanza forte il tipo punto esclamativo qua. Eh sì, ho provato ad allenare Pikachu, ma Pikachu è una fottutissima pippa, non riesco ad allenarlo. Fumi sguardo, che ne so. Faccio quella o nulla. Vabbè, fumi sguardo. Ecco. E già 10 di vita è andato via. È finito. Come si chiama? È finito inibitore? Ancora. Se vede un altro colpo mi va fuori, io non ho fatto nulla. Vabbè, ma affanculo. Adesso termino, grazie. Che ne so, questa. Ecco. Finché mi togli 10 va bene, posso essere sicuro. Bella, madò. Adesso, guarda, se mi fa un graffio mi shot, scommetto. Sto figlio della merda usa. Così impari. Livello 11. Inseguimento anche. Utilissimo contro il tipo psico. Qua Caterpie. Sì, come l'altra volta che ricordate. Sto qua mi sembra che sia Missigno. Questo qua che sto usando io. Quindi, allora, vi dico. Porto avanti due Pokémon. È brutto colpo su di me. Porto avanti Pidgey e Missigno. Pikachu è una causa persa. Non posso allenarlo. È vero, Raffica! Vabbè, Raffica, ok. Ok. Raffica la uso adesso contro Raticate. E si sta borsa in pelle di Raticate che. Raffica. Abbastanza. Mi stavo peggio. Un attacco rapido.
E la madonna, quando non li facciamo? Oh, siamo riusciti a batterlo. Livello 15 PC addirittura. Oh, ho perso. I viveri sono finiti e se non facciamo qualcosa saranno guai. Yeah! Ah, non dovevo festeggiare, scusa. Curiamo i Pokémon. Perché sempre curarli, sempre. Sempre. A meno che tu non sia di livello 1000. Oh, zero po'. Consigli utili? Se non vuoi lottare, evita l'erba alta. E come faccio ad andare avanti senza... No, sto zitto. Come vedete qua c'è anche un Caterpie a livello 14, ma non lo voglio. Non lo combatto perché poi mi fotte. Ah, antidoto. Qua c'è una... Se vinco mi devi dare assolutamente della carne. Ricevuto. Butterfree, ma è sì quel che rimane di un Butterfree. Senza ali, mi sembra. Oh. Ah, è di tipo sconosciuto il mio, quindi è, non è debole a nulla. Ecco perché devo portarlo avanti. Penso, magari è debole tipo spettro, boh. Ma scusa, ma se dovevo darti assolutamente la carne, perché l'hai appena usata? Proviamo in seguimento. Non toglie un cazzo. Lezione impara, Attacco rapido. Ma dai, ma sei stupido. Guarda, scommetto che ora si ammazza da solo. Ma bravo coglione. E Pidge allora. O tutte le volte mi segno crepa. Tutte. Pidge invece è il salvatore della situazione. Guarda quanta esperienza. Caterpie, vabbè, basta una grafica. Ecco. Ah, è resistito. Complimenti. Attacco rapido. Ed è andato. Livello 16 anche. Si evolve? No. Non so se si possono evolvere quei Pokémon. Una zona piana. Una pozzanghera. Tu? Per salvarti devi unirti alla chiesa del... Chiesa del Ness? Cioè... Ah, gli adoratori del NES, che ne so io. Ma mi dite, mi hanno detto che posso farlo fuori in NES, quindi vabbè. Oh, scegli te. Gli è restato. Gli è restato abbastanza vita solo per dire che è vivo. Ma sarebbe morto in realtà. Un altro attacco rapido, così poniamo fine alle sue sofferenze. Oh, Caterpie. Oh, ma PJ è OP, è OP, Sto fottendo tutti. Poca vita. Così quasi prendo anche un Caterpie, così per... Mi signo una merda. Mi dispiace di dirlo. Unisci della chiesa dei santi... Dei santi... Di... GH... Ma prima mi dici NES, dopo GH... Oh, non c'è nulla. È perché quando è velocizzato faccio anche fatica a... cosa? A fare comandi. Ah, benissimo, labirinti e già non mi piacciono. Labirinto che va a vuoto. PG, stesso PG. Fuga. Andiamo, ma dopo potevi andare giù? No, no. Catturiamo un Caterpie almeno. Raffica, che non l'ho sciotto. Visto? Sempre prevedere. Meglio se gli do un po' di carne, perché vedo che è debole. Gabbia. 2, 3. Fatto. Abbiamo anche Caterpie. Vediamo cosa ci dice. Il suo volto è stato diviso a metà. Vaga in cerca di piccoli insetti. Capito. Sì, ma è meglio non buttare carne. Ok, cadavere, carne vecchia, carne laida. Oh, io uso la carne laida. Anche se dire Laida sembra quasi una bestemmia. Vai, attraverso le pozzanghere, ma se non ce la faccio. Vediamo un po' se riesco. Facciamolo un po' allenare almeno. E che vuol dire? Se trovo un Pokémon selvatico lo faccio fuori, così livello, divento forte e ammazzo tutti. Non come prima che sono morto come un deficiente.
Qua spero sia di qua la parte giusta. Perché mi è andato avanti di uno, un po' troppo. Anche perché è velocizzato, quindi. Sbaglio, siamo tornati. No, no. Ah, no, un altro punto, un altro posto. Oddio, un fiero. Fiero, ferro. Sì, questo qui. Ed è anche cazzuto quanto. Basta superarmi i Pokémon. È ruggito. Mi manca un'ala, però è forte lo stesso. Ma è fortissimo. Oh, non gli tolgo una sega. No. Non posso dire sega. L'ho appena detto. Non tolgo una pip. Non è che pipa è peggio ancora. Non gli tolgo un. Non gli tolgo un. Maurizio Costanzo. Cosa c'entra? Pikachu. Vabbè, ma Pikachu. Ciao, Pikachu, ciao. Se non lo catturo questa qua, Pikachu è andato. Figlio di put. Cioè, volevo dire, buon avversario. Pikachu, fai uno shock, vediamo. Non shotarlo, ti prego. Che mi serve, sto qua vivo. Grazie. Bravo, Pikachu. Quando servi, servi, bravo. Anche se servi come esca o crana da macello. Perché non vuoi farti catturare così stai. Cosa ho detto? Quante furia ha usato? Due. Ho detto tutto. Sì, ma vabbè, dai, non posso farmi fottere da un Fearow. Cattroia. Vabbè, ruggito, continua col ruggito, continua. Intanto io ti lancio le gabbie. Ma perché non vuole. Beccata mi toglie, però cazzo se mi fa fuori Ipno sono fottuto. Perché ho Caterpie, ma Caterpie è. Come dire. Ma figlio di Troia, non ci vuole far catturare. E dai. Ha ancora due gabbie. Sì. Grazie alla magnificenza. Grazie alle magnifiche ala può liberarsi nel cielo restando in volo anche per un'intera giornata. Ne ha una sola. Come fa? Magia? Magari è un'ala così forte che se ti tira uno schiaffo con quella sei morto. Ah, ti. Stavo dicendo. Ti ripristina tutta la vita. E tu? Eh sì, tu. Vieni qua. Puttana tua madre, sta fermo. E allora sembra che si muove. Beccata. Questo qua è OP, questo è OP. Fa fuori tutti. Beccata. Sono ancora abbastanza veloce da. Sì. È forte sto fiero qua. Oh. E finalmente si ferma. Un Mankey. Cosa di tanto di diverso? A parte. Ah, ho capito. Mani sui piedi e piedi sulle mani. Divertente. E se io non esistessi, non esistiamo. Siamo nel NES, porca troia. Sì, in senso. Come se non esistessimo, però dobbiamo far fuori. Dobbiamo far fuori il NES così dopo esistiamo di nuovo. E sta erba alta che. Finché sono pigi così, va bene. Ma trovare un Fearow è stata una botta di culo pazzesca. Quanti passi ho fatto? Quanti passi. Voi avete visto quanti passi ho fatto? Due. Un altro Pokémon selvatico. Beccata. Mille bave. Mille merde, dai. Oh. Quanta esperienza. Pochina. Vi odio. Fuga. Gabbia. Oh, siamo usciti. Oh, ma quanto finalmente. Quanto finalmente. Che è? Piantagioni di marijuana? Red, non rubare. Il Team Rocket me lo dice addirittura. Tangela versione. Tangela versione hentai. Tangela era un hentai dall'inizio, quindi. Sì, non so perché. Hanno sbagliato qualcosa, gli occhi son qua invece che qua. Intanto che la difesa aumenta io ti riempio di mazzate.
così mi diverto ancora di più. Inibitore, figlio di tua madre. Furia. E beh, Firo è famoso per furia perché rompe le palle. Quante exp? Tange. Cazzo, non c'è neanche un centro po'. Io solo Firo adesso. Quindi sì che sono messo un po' male. Perché ho solo Firo. Pidgey è andato. Male, 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 male. Non so cosa fare. E anche veleno gas. Quanto vi odio, non lo sapete neanche voi. Furia. Shotato. Livello 16. Un altro Tangela. Io dico, prima lo facciamo fuori. Dopo ci curiamo dell'avvelenamento. E non è neanche così tanto incisivo l'avvelenamento. Pensavo di più. Con brutto colpo mi ha tolto 8 di vita. Dai, ne manca uno. Vi ho detto io che sopravvivevo. 500 esperienza. Oh, non ce la faccio. Non ho capito. Dobbiamo eliminare il Team Rocket. Ti rendi conto di quello che hai detto? Carneraida. Blun. E antidoto. Grazie per avermi dato l'antidoto, Mi serviva. Etere. Grazie per l'inutilità. Non l'ho mai usato nei vecchi Pokémon, però qua devo usare. Cioè, io adesso passo con lanciafiamme e brucio tutta l'erba alta. Perché mi avete rotto i coglioni? Bastardi. Ah, Tangela. Ma sì, tanto più ne catturiamo meglio è, così almeno non andiamo a morire. Quasi sciotta. Sonnifero. Guarda, finché sonnifero mi va bene. Se mi avveleni, se mi avveleni non va bene. È andato. Firo era tanto più bastardo a catturare. La zona paludosa in cui vive ha reso il Pokémon un banchetto per i germi, così da mutarlo. E Tangela è un insieme di... Non ho letto, cos'era? Non ci sono tanti abitanti qui, sono tutti rinchiusi in casa e impauriti dalla pioggia. Che... Oh, la porta è chiusa, oh, uscite, no? Qua c'è un cratere in mezzo. Questo cos'è? Ho ciò che ti serve, compra. Questo è un... Sto zitto. Antidoto. Non così tanti. Grazie. Dove andiamo adesso? Dove andiamo? Voglio arrivare a una città vicina il prima possibile. GH. Aspetta. No. La pioggia ha distrutto il mio giardino e la mia casa. Dove vivrò? Sotto la pioggia. E qua c'è l'erba alta, erba alta, erba alta, erba alta. Aspetta che compare il figlio di puttana. Aspetta. Ah, non ci sono. Questo è il centro allenamento per il pigliamosche. Sfidaci se hai coraggio. Se vinci riceverai un nuovo Pokémon. Addio, è arrivato il momento di andare nel Regno Celeste. Credo di aver capito. Vuoi curare la tua squadra? Grazie. Ah, salviamo, mi raccomando. 1:16. Non credo di aver capito. Lo faccio la prossima volta, Così, perché siamo già andati un po' troppo avanti. Anche perché ho levellato e quindi mi sono anche un po' rotto le palle da solo. Comunque, avete visto come è andato avanti? Aspettatevi il prossimo episodio presto o anche un po' tardi, perché dipende, devo portare avanti anche le altre serie, Non è che... Sì, ok, ve le porto avanti tutte insieme, quasi. Ci vediamo al prossimo episodio, prossimi gameplay, prossime curiosità, prossime dopo, prossime MV, prossimi... quello che ci sarà. E ciao a tutti!